La situazione è che un anno e mezzo fa noi avevamo in quel distretto che comprende 13 comuni, possiamo dire con Scafa capofila, 4 pediatri. Poi c'è stato il pensionamento di 2 pediatri e ne sono rimasti 2, quindi come potete ben immaginare il carico di utenti, di pazienti che prima venivano riversati sui 4 pediatri, oggi sono riversati su 2 pediatri e quindi c'è un sovraccarico. Noi abbiamo fatto questa battaglia chiedendo l'istituzione e il rimpiazzo dei 2 pediatri andati in pensione. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è un piccolo passetto e la deroga al massimale che possono avere i pediatri. Quindi le mamme sono state costrette a mettere i loro figli lì coi pediatri disponibili, ma la deroga deve essere temporanea, non si può continuare a sovraccaricare, quello che diciamo noi, di utenza pediatri che prima invece gestivano questi pazienti in 4 persone. Chiedo quindi alla Regione di farsi carico di questa problematica, di trovare una soluzione. Io ho parlato con l'assessore regionale della sanità, mi dicono che stanno vedendo anche di fare un riconteggio del numero dei bambini, perché ci sono parametri nazionali abbastanza stringenti, si potrebbe trovare la soluzione, un accordo integrativo regionale che vada in deroga all'accordo nazionale per cercare di istituire una nuova sede, ecco, di pubblicare una carenza e istituire una nuova sede. Mi auguro che questo verrà fatto in tempi brevi, soprattutto per garantire un servizio efficiente alle mamme che non ce la fanno più anche a fare file molto lunghe a volte, ma è normale che sia così. Grazie.